Si tratta di due frammenti di una Kylix in bucchero che reca incisa la seconda parte del più antico alfabetario latino. L'alfabetario è una sequenza alfabetica trascritta in ordine su un oggetto. L'uso di apporre questo genere di iscrizioni era abbastanza diffuso nel mondo greco e ancor di più in quello etrusco, a testimonianza del valore magico-religioso della scrittura all'inizio della storia. È quindi molto probabile che il vaso iscritto con l'alfabetario fosse stato offerto nel santuario di Juno Sospita alla Nuvina. Il fatto che rende eccezionale il ritrovamento di questa iscrizione è però l'effettiva rarità dell'uso di alfabetari in ambito latino. Questo di Lanuvio è il più antico di tutti, dal momento che si data approssimativamente verso la fine del VI secolo a.C. e il secondo più antico dopo di esso risale all'inizio del III secolo a.C., più di 200 anni dopo. La datazione dell'iscrizione dipende in primo luogo dal supporto, cioè dalla coppa di bucchero sulla quale è stata graffita. Dalla forma del piede si può sapere che questo tipo di vaso era stato utilizzato tra la seconda metà del VI e la prima metà del V secolo a.C. Il confronto delle lettere utilizzate con quelle di altre iscrizioni latine permette di precisare la cronologia all'ultimo venticinquennio del VI secolo a.C. Veniamo alla lettura dell'iscrizione. L'andamento è da destra verso sinistra e si conserva solo la seconda parte della serie alfabetica. La K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X. Della K restano soltanto i due tratti superiori, che non consentono di capire se le due traverse oblique si incontrassero o meno all'innesto con l'asta verticale. La L è ad angolo acuto, secondo il cosiddetto tipo calcidese, normale nelle iscrizioni latine dalle origini e fino al III secolo a.C. La M ha quattro tratti, ma capovolta rispetto al senso della scrittura. La N è di forma semi-evoluta, con tratti di uguale altezza, ma con traversa incurvata e tratto di sinistra non ancora verticale. La O è sensibilmente più piccola delle altre lettere alla maniera arcaica, ma aperta in basso, secondo un tipo poco diffuso prima del IV secolo a.C. La P ha un'asta verticale prolungata e l'occhiello aperto. La Q, di forma particolare, è stata realizzata con due tratti curvi, uno più ampio a sinistra, che compone una semicirconferenza dotata di due codoli in alto ed in basso, ed uno più sottile a destra, che chiude il cerchio centrale. La R, con occhiello chiuso e codolo inferiore, è resa alquanto irregolare dal prolungamento del tratto curvo oltre la traversa verticale e dalla ribaditura del codolo. La S è retrograda, ha quattro tratti ad andamento serpeggiante, con il semicerchio superiore più ampio e marcato di quello inferiore. T ed U sono unite in legatura per il vertice inferiore, a comporre una sorta di segno a tridente. La prima lettera ha una breve traversa obliqua e secante l'asta verticale. La X è appena più piccola delle altre lettere e leggermente coricata a destra. Il secondo alfabetario in ordine di antichità dopo quello di Lanuvio è del III secolo a.C. ed è stato graffito sul bordo di un piatto Genucilia, da Paolo Laziale sulla costa a nord di Roma. Il confronto tra i due alfabetari dimostra che la serie alfabetica è identica, almeno per la seconda parte. Le poche differenze riguardano soprattutto la forma di alcune lettere più recenti, come la Q, la R e la S. Questo confronto è quindi la prova che l'alfabeto latino era già ben definito e stabile alla fine del VI secolo, anche nei centri latini del Lazio meridionale, come Lanuvio, a contatto con le popolazioni italiche diverse. La coincidenza dell'alfabetario arcaico di Lanuvio con quello più recente di Paolo Laziale dimostra una grande stabilità dell'alfabeto e della scrittura latina. Ciò è ancora più sorprendente in considerazione della complessità delle vicende storiche del Lazio arcaico repubblicano. All'epoca in cui fu iscritto l'alfabetario, la città di Lanuvio faceva parte, assieme agli altri popoli latini, di una grande alleanza sotto il controllo di Roma,
tra il regno di Servio Tullio e quello di Tarquinio il Superbo. Una situazione così stabile potrebbe giustificare la forza del sistema scrittorio latino, che si impone anche ai popoli vicini. Ma più avanti, nel V e IV secolo, sono state numerose le guerre e le lotte dei latini fra loro e contro gli etruschi, i volsci, i sanniti e poi anche gli ernici. Senza dubbio, il Lazio meridionale fu spesso in epoca altorepubblicana un campo di battaglia ed una regione poco stabile dal punto di vista politico e sociale. Ma la stabilità dimostrata dal sistema scrittorio e la sua omogeneità in tutta la regione sono una prova di continuità storica e sociale e di una sostanziale permeabilità culturale tra le comunità dei centri latini, anche in momenti di tensione politica e di opposizioni militari.